Benvenuti nel mio canale. Questo è un fotoracconto dei lavori che vengono fatti su questo camper. Come vediamo, qua abbiamo un problema di osmosi sia sul lato destro che sul lato sinistro. Qui invece abbiamo il paraurti che è da rimettere a posto. E qui vedremo come intervenire. Sulla parte interna del gavone, l'infiltrazione ha creato l'osmosi e quindi ci sarà da riparare la parete, come la stessa cosa dovrò fare nella parete interna del camper. Bene, ci sarà un po' da divertirsi. Allora, come prima cosa, comincio a smontare il paraurti, facendo molta attenzione ai collegamenti che in fase di montaggio dovrò rifare, quindi mi faccio anche una foto eventualmente dei collegamenti così. Ecco qua, una volta che ho messo il paraurti sul banco, prendo visione delle riparazioni che devo effettuare. Quindi smonto tutti i particolari, mi attrezzo di un kit vetroresina e comincio a effettuare la riparazione. Dalla parte interna vado a rinforzare e a riparare le rotture che ci sono sul paraurti. Nella parte interna, per evitare la fuoriuscita di resina, metto della carta da carrozziere in maniera che non fuoriesca. Una volta effettuato e indurito la vetroresina, con l'aiuto del flessibile vado a eliminare la parte eccedente. Una volta finita questa operazione qui, aver stuccato per bene, vado a verniciare e rimontare il tutto, e così come si presenta una volta finito il paraurti. A questo punto non mi resta altro che andare a montarlo di nuovo. Adesso vado ad attaccare la parete di sinistra, quella che è più attaccata dall'osmosi. Quindi con l'aiuto di una spazzola meccanica vado a liberare tutti i fori, li porto alla luce fino al metallo, in maniera tale da poter poi intervenire con gli altri prodotti. Una volta che ho finito di pulire per bene la parete, vado a stuccare con dello stucco metallico tutti i fori. Quindi vado poi a levigare, a carteggiare, eccetera, e poi alla fine do tre mani di guaina liquida. E nei punti dove ci sono quelle righe mi faccio aiutare dall'aiutante in campo, che è molto più bravo di me per mimetizzare. Ed ecco come si presenta finita. Lo stesso procedimento andrò a farlo sulla parete destra del camper. Il gavone, una volta riparata la parete, vado a rivestirlo
in maniera da renderlo più accettabile. La parte interna, dopo aver pulito per bene l'alluminio, vado a incollargli dei pezzi di polistirolo in maniera tale che aderiscano perfettamente all'alluminio. Dopodiché sigillo per bene tutte le fughe con del Sikaflex e quindi poi andrò a stuccare con dello stucco appropriato per pareggiare la parete. Quindi andrò poi a rifinire la parete con tre mani di guaina liquida. A questo punto mi dedico alla parte bassa e quindi vado a risanare. Dunque, prima di tutto allargo l'alluminio, lo stacco dal legno, specialmente negli angoli, perché dagli spigoli la colatura è finita sul legno che per assorbimento si è marcito. Quindi vado a ricostruire la parte in legno, però prima di rimontare i pezzi ricostruiti vado a impregnarli di gomma liquida in maniera tale da renderli impermeabili. Quindi mi dedico alle spigolature, che sono quelle che si erano tutte staccate, quindi con l'aiuto della spazzola pulisco per bene gli ancoraggi e faccio in maniera che la gomma vada a incastrarsi perfettamente nel profilato di alluminio. Una volta sistemate i gommoni degli spigoli, vado a finire e quindi vado a sigillare col Sikaflex. E questo è il risultato finale.